Allora, ragazzi, è successo qualcosa di molto molto strano, ok? Capitan Blazer mi ha appena invitato in una mappa. In una mappa, così, totalmente a caso, scrivendomi su WhatsApp: Matiz, dobbiamo fare una sfida 1v1 perché voglio farti vedere che strategie ho imparato durante questi giorni. Io ho detto: ma che cosa vuoi da me? Io non sono un pro, non è che mi metto a fightare, ma soprattutto in una mappa del genere, capito? Però vabbè, ho detto: registriamo, magari viene fuori qualcosa di divertente. E eccoci qui. Ciao Domenico Pizzano, un salutone da Matiz, grazie mille, ti dedico la mia prossima vittoria a qualche videogioco, ma io per sempre, quindi non so, vabbè, io ci proverò comunque. Grazie mille per essere un abbonato leggendario. E ciao a tutti ragazzi, sono Matiz e benvenuti in un nuovissimo video di Fortnite in una mappa molto molto strana. Non sono l'unico qui, c'è qualcuno che in questo momento è nascosto. Cap, mi senti? Salve, buongiorno, Eccoci qui. presente. Perfetto. Mi vedi? Aspetta che vengo un po' più vicino così almeno ti Eccoti. faccio vedere anch'io. Ma Dove sei? Eccoti, mi ma spieghi che salve. cosa dobbiamo fare, per favore? Perché non sto capendo. 1v1 normalissimo, Matiz. Sei arrivato fino a 10, la mappa è questa qui, insomma, niente di strano, niente di preoccupante. Non hai mai fatto 1v1 su Sì, Fortnite? Sì. tranquillo, tranquillo. Quindi, se arriva a 10, abbiamo queste mappe. Sì, queste mappe, queste armi uguali e Sì, dobbiamo esatto. fightare. Esatto, è Magari molto senza molto volare, semplice giusto? tutto. Sì, scusa, non volevo. Perfetto. Detto questo, direi che possiamo partire. Che Sei pronto, dici, Cap? Matti? Cominciamo. Dai, 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 Ai posti iniziamo, di iniziamo. partenza, ai posti di Ok. partenza. 3, 2, 1, via. Let's go. Allora. Allora, ti ricordo, signor Matti, che Sì. te ti devi un po' preoccupare di me, perché oggi mi sento Appunto. particolarmente forte. Ma infatti Tu mi vedi hai come detto, sono devo allenato in provare delle questi cose giorni? nuove. Sì, ma Ecco, mi sono infatti. allenato molto in questi giorni nella creativa e specialmente nell'1v1. Ok. Io parto in un modo molto strano, allora. In un modo strano? Come in un Visto modo che strano? Ma tu anch'io ti sto sei partendo in un allenato modo strano. nell'1v1. E allora siamo partiti entrambi in un modo strano, Vabbè, fidati. ok, allora aspetta un attimo. Dove Abbiamo detto sei? che c'è un limite nel punto in cui. Vabbè, sì, ok. Non possiamo uscire dalla mappa, ovviamente, perché altrimenti è veramente impossibile. Mi pare anche scontato. Possiamo costruire con tutte le build che vogliamo. Te dove sei? Qualcuno probabilmente mi ha No, visto. Ma tu sei nel mio spawn. Ti ricordo, Ciao, Matti, Cap. che nell'inventario. Come ciò, capo? Oh, Dove cacchio, pensi di non ci andare? credo, non ci credo. Non Mannaggia te. salire. Mannaggia te, Matti. Fammi vedere un Allora, po', vieni che qui, sono fammi queste? vedere. Oioioio! Preso! Ah, preso, Ok. signor Ti sei Matti. Te l'ho allenato col detto che in questi cecchino? Hai giorni ti fatto stavo qualche allenando. allenamento col cecchino, per caso? Sì, anche allenamenti con il cecchino. Ok, Ok. Non ok. mi hai preso, per fortuna non mi hai preso. Dai, Matti, sto arrivando. Matti, sto arrivando. Dove Via, sei? Matti. Esatto, dove sei finito, te? No, ma... Oh, penso Oh, di cavolo, averti ma siamo di visto. fianco. Eravamo di fianco uno dall'altro. Aspetta, Ok. vieni qui che ti prendo. Senti, io già ho poca vita, poi se devo pure Quanta vita venire. hai, Matti? 22, Vabbè, ok? anche a me mi hai tolto un po' di vita, dai, Tu anch'io non ne ho quanto stai troppo alla te? fine. Io sono più o meno 150, dai, intorno a Ok. 150. Ok, Dimmi allora subito. mi sento tranquillo, eh? Sì, c'ho 22 di vita, che cosa posso fare secondo te? Ma dove sei finito più che altro? Non Ho capisco dove sei. paura, ok? Ho Va paura bene, e ma. sto usando una strategia. Ok, Per una farti strategia? fuori. Di che tipo Ragazzi, una strategia? fidatevi di me. Fidatevi di me, funzionerà. Eccoti! Ole! Ah, ma dai, ti ho tolto 45 col fucile a pompa. Ma che mi hai dato? 45 col fucile a pompa. Mi Ma hai dove dato i l'hai fucili a preso? Nei pompa piedi? rotti. No, Ma dove hai me l'hai proprio dato te preso, sto anzi. fucile a pompa. Round numero 2, 3, 2, 1, let's go. Vai, Matti, possiamo Dai, iniziare. Il mio overboard. su 10 punti No, non ho dove cavolo ho paura. messo il mio overboard? L'hai buttato di Matti, te lo sotto. dico, arriverò in un modo veramente strano. Ecco, Arriverò bene. in un modo veramente strano. Ma dove sei? Ma che stai combinando, Sono Cap? arrivato con il cannone. Hola, Cap! Come va? Vieni, no! Mi hai preso, mi hai fatto un Quanto botto ti di ho danno, tolto? Matti. Mi hai tolto più o meno 130, 140. Vieni qua! Vieni qui, Matti, ho tipo 40 di vita. Matti, ho 40 di vita. Vieni qui. Vieni Eccolo! qui, dove sei? A te. Vieni qui. Ti ho tolto Come? 80! Ma come mi hai tolto 80, Matti? Io ho 22 di vita in questo momento. Ok, che cosa sta succedendo? Basta che mi tiri un piccolo colpo e sono morto. Ecco che cosa sta succedendo, signor Mattis. Quindi non mi sparare, per favore, che già sono Ah, certo, morto. scusa, ma se noi stiamo fightando, perché non dovrei spararti? Perché sono quasi morto, insomma. Dai, fammi vincere almeno Ma ti questo ho tolto round. altri 4 Ma non colpi mi hai di tolto niente. mitraglietta! Non mi hai colpito. Perché menti? Non mi hai colpito. Cap, ma che... No, oh, dai, no, no, a parte gli scherzi, ma che sta succedendo? Non mi hai colpito, te l'ho già detto. Ma a me Vieni qui. risulta... certo. Ah, ti ho ripreso e sei morto. Siamo 2-0 per me, signor Matti. Sì, ma a me...
prima, quando ti ho sparato con la mitraglietta, adesso, a parte gli scherzi, mi ha fatto vedere 4 colpi entrati, con 21 a colpo. Quindi dicendo? È come se ti avessi tolto altri 80. Ma che stai dicendo? Ma perché devi dire bugie? Bugie, penso te ne sia accorto anche tu che ti ho colpito. Non mai colpito, io non ho visto l'effetto, per questo ti ho detto che non ho mai beccato. Vabbè, sta cosa sta diventando inquietante. Comunque adesso, ragazzi, siamo alla terza, terzo round, 2-0 per Cap. Sono fiducioso però, sono fiducioso perché anch'io abbiamo tante fiducioso, partite tranquillo. A disposizione. Cioè c'è un albero rosso che vola qui intanto, però vabbè, questi sono dettagli. Vieni qui, signor Mattis, arriverò anche in questo modo. Dove sei? Un po' strano. Oh mamma mia, ma che cos'è? Eccolo, eccolo. No, 120, no Cap. 130, Martin Garrix vola. Martin Garrix chi? Ti ho tolto 130, guarda che sono io a essere morto ad essere respawnato con la vita piena. Ma che stai dicendo? Ma hai attivato il respawn? Cioè ti sei messo il respawn? No, io ho 22 di vita in questo momento, esattamente come prima. Ma mi stai prendendo in giro? Sei tu appena... Allora, no, adesso io Matti, capisco... Non mi hai colpito, avrei visto il danno che ti sei fatto da solo, non so per quale capisco motivo. Di non essere il più bravo nella matematica, ma se tu prima avevi 20 di vita... Se non ti sei colpito può essere anche una buona in matematica, ma se non ti sei colpito, non ti sei colpito. 35, perché non sei Cavolo, morto? Mi stavi per colpire, Matti, mi stavi vabbè, per ragazzi, colpire. Vabbè, ragazzi, io vi giuro che adesso spacco tutto, Che mi spieghi che presa in giro è questa? Ma scusa un attimo, ma se te non mi colpisci perché hai una mira che fa schifo. Qual è la mia colpa? Vieni qui, dai, facciamo un fight serio per una volta. Dove vinco io? Non avevo più vita, sai, perché ti ho hittato all'inizio del nostro fight, capito? Ma cosa? Ti ho hittato all'inizio del nostro fight. Queste cose, e tu che cosa fai? Niente, mi uccidi. Quanta vita hai adesso? Dimmi, dimmi. In questo momento ho 18 di vita. Perfetto, 18. Quindi io ti levo 130, ma a te te ne toglie 4 di vita. Ma vabbè. No, okay. No, ti spiego perché ho 18. Perché ho subito un pochettino di danno da solo per sbaglio con i lanciarazzi, quindi... colpa mia, insomma. Possiamo iniziare. Vai, vai, let's go. Round numero 4 allora. Guardalo, 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 guardalo come vola. Guarda come si diverte. Boom, 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 boom. Boom, boom, boom. Apri le paracadute. Non mi prendi con un colpo. Stavolta non l'ho preso davvero. Tiro fuori il giacchino, boom. T'ho preso. No, vabbè, non ci voglio credere. Vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni. Oh, qui, 35, vieni qui. 35. 35. Ti ho tolto 35, Cap, sei morto. Ho 10 di vita. Ma sei morto. Ma ho 10 di vita. Oh, mamma mia, sono caduto di sotto, fermi. Ma come sei caduto di sotto? Vieni qua. Ah, non ho mai preso. Vieni qui, Matti, dai, vieni qui, su. Facciamo, ti ripeto, facciamo un fight veramente serio. Ma io i fight seri li sto facendo, ma se tu non perdi mai vita... Che ci posso... Ma no, ti stai semplicemente mentendo e ti ho ucciso. Siamo di nuovo 5-0. Cosa sta succedendo? Perché ho sentito sbattere qualcosa? Io ti denuncio. Anzi, io ti denuncio. Siamo 4-0. In che mappa mi hai messo? Che trucco c'è dentro questa mappa buggata? Spiegami. Trucco, che ho cosa... 11 di vita, 11. Ti rigeneri quando ti colpisco al posto di perdere vita? Non lo so. Ma no, ho 11 di vita. Prima avevo 11 di vita. Me ne hai tolto un po', va bene. Ma sì, perché le mie arbi tolgono così poco? Round numero 5, zitti, non voglio... Scusa, oh, mamma mia, io non voglio più giocare, ok? Basta. Inizia il round numero 5. Voglio vincere questo fight. No, vabbè, guarda qui. Voglio vincere questo fight. Ora o mai più. Te ne puoi andare dai, via, per favore. Dai, 35. 35. Ti ho tolto 120 30. Di vita. No, altri 35. Colpo. Cap, cosa con sta un succedendo? Colpo. No, neanche uno. No, neanche mi stai uno. Prendendo con un colpo. Sei sicuro? Perché in questo momento avrei ucciso una squadra intera io, eh. Sì, una squadra intera. Non ma chi l'ha tolto? Pensa di chi l'ha una squadra intera. Grande Mattizia, vai, vieni qui. Ecco, questo Nit serie. Impara come certo. Si fanno Nit serie. Mi hai tolto solo 20 anche tu comunque, non ti pensare. E questo colpo col pompa invece? Non mi hai tolto niente. Ma non mi hai tolto niente. Ci ho preso col fucile a pompa. Ma che col fucile a pompa? Ma che stai dicendo? No. Vabbè. No. Tanto ho la mira che è peggiore veramente di tutti. Ecco, tutti sti colpi adesso come li metti, Cap? Addio. Sto tirando io in testa. 117 in testa. Ti ho distrutto. Ma ciao, bello. Ma che mai distrutto? Penso di averti tolto tipo 300 di vita. Ma a quanto pare le mie armi non funzionano. Qualcuno mi ha disattivato. Mi ha disattivato la funzione delle armi. Io non ma lo sei so, mai fatto danno so. Prima? Ma ti sono 11 di vita. Non è che mi sono tirato da solo 11 Capì, di vita. In questo momento. Tu dovresti essere morto già 4 volte. Ma a quanto pare? Guarda che qua il segnalino con lì vicino alla mappa dice 4-0. Ma non lo dice per Mattis, lo dice per Cap. Quindi se uno è morto 4 volte. Guarda, 70 in testa te, 70 volte. In testa con lo scar ti ho tolto. Non voglio sentire scuse, Matti. Non voglio sentire scuse. Boom, 5-0. Senti, adesso io mi sono stancato, 5-0.
2, vabbè, 1, vabbè. Che round numero 6. Sai che ti dico? Abbia ufficialmente ti faccio manco spawnare. Oh. Mamma mia, mannaggia, mi stai per fare un danno, Matti, che non ne hai la più pari idea. Ma se ti ho colpito anche questa volta. 9 di vita, niente male, 9 di vita, dai. Te a quanto sei, Matti? Sono a 200 perché sono appena spawnato. Quindi eri morto prima. Sì, sono morto. Ah, per quante volte, scusa che non riesco a leggere bene lì, quante volte? Ma guarda, non lo leggo neanche io perché c'è un albero blu davanti a me, però penso 5. Sì, sì, 5 volte, ecco, 2,62 in testa, boom. Mamma! Ma cosa hai fatto? Hai rotto Fortnite. Ma cosa ho fatto? Cosa ho fatto cosa? Io capisco che Fortnite è sempre stato buggato e cose del genere, questo me lo puoi confermare anche tu. Però no, non penso c'entri nulla con tutto questo, capisci? Vabbè, cioè io... hai distrutto anche gli spawn point, se dobbiamo parlare di bug allora quello che ha creato più bug sei te. Ho capito, ma almeno io non tolgo, anzi no, volevo dire... Ecco, appunto, il tuo lanciarazzi. Quanto, mi dici qua? Allora, mi vorrei far colpire dal tuo lanciarazzi, esatto, per capire quanto toglie. 130. Ora si toglie 130 esattamente come il tuo, solo ora però ti fai No, ora ti fai colpire tu col lanciarazzi come ho fatto io. Dove sei? Eccoti. Guarda, sto per spararti, eh. Sei pronto? Guarda. Matti, ok, 130. Ma hai colpito fuori. No, ragazzi, ma com'è possibile? Ma hai colpito, guarda! Mi hai fatto fare il Rocket Ride addirittura. Ma guarda, invece, guarda un po' questi colpi qui quanto sono seri. Killato! Ho fatto fare il Rocket Ride. Ma a me risulta che ti ho tolto 130. Ma senti questo, ho fatto fare il Rocket Ride. Raga, già che hai fatto una cosa bella, perché non pensi al Rocket Ride che mi hai fatto fare? Ragazzi, spiegatemi nei commenti secondo voi che cosa può significare una cosa del genere. Comunque, adesso, a parte gli scherzi, spiegami come faccio io a capire. Come faccio io a capire quali sono le tue nuove strategie, che cosa hai imparato durante questi giorni? Se ti ho preso pure tanto la mira, ho allenato tanto la mira. Io comunque non capisco dove sei. Mi è arrivato un colpo di cecchino, ma mi ha sfiorato la faccia. Esatto, no, colpo di cecchino, sfiorato la faccia. Cosa? Che ti ho tolto 105? Ti ho preso da 300 metri di distanza. Non so manco io come ho fatto. Dove sei? Non lo so. Dove sei, signor Matiz? Ah, 105 di nuovo. Ecco dove sono. Morto. Dove devi stare? Ma perché quando ti colpisco io non funziona? Me lo sai spiegare? Comunque, Matti, quel punteggio non è così male. Siamo 0-8 per me. In questo momento tu, invece, se fossi una persona leale, che capisci quante sono volte lealissimo. Li ho ucciso. Sono lealissimo. Semplicemente dovresti mettere danno... il numero di kill pari a tutte le volte che ti ho fatto danno. Perché non è... Non so, ma non sei l'unico. Ma non è arrivato a me il danno, no, Matti. Vabbè, sarà che me lo invento. Comunque, ragazzi, dopo vado a vedere anch'io la registrazione per capire un attimo che cosa, perché certo, è buggato, non lo problema, so. Ma guarda che la registrazione ti fa vedere quello che te vedi sullo schermo. Quindi appunto, a me fa vedere il danno sullo schermo. Danno. Io sono curioso di guardare la tua registrazione invece per capire che cosa. La vedrai su YouTube, tranquillo, non c'è nessun problema. La vedrai su YouTube insieme alla mia vittoria. Let's go. Forse potrebbe esserci qualcosa sotto. Cap. Forse potrebbe esserci qualcosa sotto. No, hai vabbè, presente che sapevo. Quando ti ho invitato non ti ho fatto entrare nel mio esatto istante, appunto nella modalità creativa? Sì, mi hai fatto entrare dopo perché stavi costruendo la mappa. Mi hai detto questo. Beh, potrebbe essere che non stavo proprio costruendo la mappa. Potrebbe essere che in quel momento abbia fatto un glitch che mi permette di avere a me 10.000 di vita e 10.000 di scudo. E a te invece 100 e 100. No, no. Scusa, vieni un secondo qui davanti a me ora. Vieni. Sì, dove sei? Dove sei? Vieni. Sto venendo io da te. Eccomi. Ti sei sentito un po' scarso comunque, eh? Mi sono sentito scarso. Non mi sentivo. Ora tu stai immobile. Sono immobile, fermissimo. Puoi tirarmi quanti colpi vuoi. Io adesso ho 7800 di scudo. No, vabbè. Ragazzi, guardate. Guardate! Di scudo. Dai! Non ci voglio credere. Ma tu sei un pazzo, io ti odio. Ma però mi sono. È stato una bella 1v1 alla fine. Ma dai. Un bel 1v1 mi cosa? Mi sono preparato sta strategia. Ti devo far vedere delle cose assurde, incredibili. E poi io vengo preso in giro in questo modo. Ma non ci voglio credere. Va bene. Sappi che mi vendicherò. Sappi che mi vendicherò. Non finisce qui, in quale modo ti vendicherai. Va bene. A pareggio, Matti. Pareggio. Perché io ho imbrogliato. Te mi hai tolto veramente un sacco di vita. Quindi non so chi avrebbe vinto. E io ti giuro che pensavo che durante la partita ero convintissimo del fatto che le mie armi ti togliessero uno per qualche modalità strana, per qualche cosa. Non lo so. Sì, ma all'inizio, la prima volta ti ho detto che mi hai tolto 130.
lenta. E quindi era strano. Cioè, io pensavo davvero di... non lo so, di... Ero serio quando facevo tutte quelle cose, tutti i miei calcoli, tutte cose del genere. Poi devo andare a scoprire questo. Vabbè. Ok, comunque. Detto questo, ragazzi, che dire? Ho appena quittato la mia mappa e non ho più intenzione di tornare. Avete capito bene? Quella mappa non la voglio più vedere in vita mia. Complimenti al capo che mi ha fatto davvero, davvero un bel troll. Vi giuro, non me lo aspettavo, perché quando lui mi ha scritto su WhatsApp per registrare questo video, era serissimo. Ha detto: Matti, devo fare, dobbiamo fare una challenge fighissima, dobbiamo fare su 1v1, vedrai che faremo delle cose assurde, registra pure tu, mi raccomando. Io ho detto: vabbè, figo, facciamolo. E poi scopro questo. Comunque, questo momento trovate sullo schermo dei video che sicuramente non avete visto, quindi cliccate su quello che preferite e noi ci vediamo in quel video. Grazie a tutti per la visione, supporta Creator Mattiz e ciao! Ah, e ovviamente passate dal canale di Cap per non perdervi i suoi video con me.